15 luglio 1848. Nasce a Parigi l'economista e sociologo italiano Vilfredo Pareto, critico feroce della politica protezionista dei governi italiani dell'epoca, teorico delle élite e fondatore della scuola di economia di Losanna, Pareto è fra i fondatori della teoria economica marginalista. Dedicatosi alla sociologia, pubblica nel 1916 il Trattato di Sociologia Generale, in cui teorizza l'inesistenza di una netta separazione fra azioni logiche e illogiche. Esistono le azioni concrete, in cui sono presenti entrambi tali elementi. Muore nel 1923. Il criterio della ottimalità di Pareto. Che cos'è questo criterio che gioca un ruolo importantissimo nell'economia neoclassica? L'economia neoclassica argomenta che quando due persone sviluppano un contratto economico, lo fanno perché tutti e due hanno un interesse in questo contratto, se no non lo farebbero. Mettiamo che non siano forzati a farlo. E avendo un interesse, praticamente è quello che loro fanno è bene e non si può voler di più. L'economia è basata nella realizzazione di uno stato ottimale paretiano rispetto a uno stato non ottimale paretiano. Se c'è una situazione dove, per esempio, non so, lei ha una mela, però a lei non piacciono le mele, io una banana, a me non piacciono le banane, però io preferisco le mele e lei le banane, allora ce le cambiamo e con un tale cambio arriviamo da uno stato non ottimale a uno stato ottimale, in quanto adesso ognuno ha quello che vuole e non può migliorare la propria situazione, senza togliere qualcosa ad un altro che lui non vuole dare via. E secondo l'economia neoclassica, l'equilibrio del mercato porta da momenti non ottimali a una situazione ottimale.